La parola del Signore è pura, è stata conservata nei secoli. Questa parola è rimasta inalterata, pura. Ed oggi la possiamo vedere in modo abbondante. Su tutti i circuiti mediatici possiamo trovare, persino sui nostri smartphone, possiamo leggere la parola di Dio, possiamo dissetarci di quest'acqua pura. Perché Dio continua l'opera sua, Dio è fedele. Il nemico sapeva bene dove andare a colpire, ma Dio è più grande di tutti. E la parola di Dio è quella che ha toccato il nostro cuore. Abbiamo ascoltato anche nelle testimonianze quanto è efficace questa parola. È utile a istruire, a correggere, a riprendere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo sia completo per fare ogni opera buona. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché noi abbiamo il privilegio di poterci non solo dissetare, ma anche lavare per mezzo di quest'acqua pura. Non ce n'è un'acqua che può purificarti, un'altra acqua che può lavarti come la parola di Dio. Che ti piaccia o no, questa è l'acqua. Il risultato del lavaggio della parola di Dio si ha solo quando questa parola entra nel nostro cuore, dove spesso si insidia il peccato, la macchia. Entra in profondità, entra nelle microfessure e pulisce, purifica, toglie la macchia, deterge. La parola di Dio è meravigliosa, è stupenda. E quando la nostra coscienza è risvegliata, quando la nostra sensibilità è risvegliata, allora ci accorgiamo che forse è arrivato il momento di fare sul serio col Signore. Un giorno, se non accetti Gesù nel tuo cuore, se questa parola non ti purifica, ti presenterai davanti al gran trono bianco e sarai giudicato. Nessuno potrà prendere le tue difese, perché tu hai respinto l'avvocato, il mediatore, lo hai rigettato. Questa sarà la tua condanna. Hai avuto la possibilità di lavarti, c'era acqua in abbondanza, potevi ubbidire alla parola di Dio, non agli uomini, ma non l'hai fatto. E per questo tante anime, tanti uomini, tante donne saranno condannati insieme al diavolo e ai suoi angeli. Questa è la verità della parola di Dio.